The show must go on, lo spettacolo deve andare avanti. In questo caso però la famosa espressione non trova riscontro nella realtà dell'emergenza in corso. L'azzeramento di concerti, spettacoli e musica dal vivo ha messo in ginocchio l'intero settore che, stante l'esigenza di evitare assembramenti, sarà l'ultimo a ripartire. Cancellata tra le diverse la stagione operistica. Dei danni fin qui subiti e delle prospettive incerte in vista di una possibile ripresa abbiamo parlato con un cantante lirico professionista, il tenore isernino Paolo Bartolucci. È stata una perdita molto importante per il nostro settore, perché migliaia di rappresentazioni operistiche e teatrali in tutto il mondo sono state cancellate e speriamo che la ripresa delle attività dello spettacolo dal vivo ci sia quanto prima e che soprattutto la categoria dei musicisti e comunque delle maestranze del teatro dal vivo riesca a fare gruppo e ad essere trovare il modo di essere protetta in questo momento in cui il lavoro per noi è stato completamente cancellato. Naturalmente per la ripresa delle attività anche a livello locale, non a caso ho creduto giusto fare questa intervista davanti all'auditorium della nostra città. Anche a livello locale, naturalmente seguendo quelle che saranno le prescrizioni a livello nazionale, dobbiamo cercare di aiutare la categoria dei musicisti, dei cantanti e di tutti quelli che praticamente fanno spettacolo dal vivo, cercando di poter rendere le strutture. Noi adesso abbiamo una struttura importante qui a Isernia, che è una struttura da 700 posti, renderla in modo tale che possa essere fruibile anche con una riduzione di posti agli spettacoli dal vivo e soprattutto se sarà possibile agevolare le attività di spettacolo dal vivo all'aperto per quest'estate, naturalmente sempre cercando di poter attenersi alle normative nazionali.